Siamo qui con Marco Bandieri, portiere della Rotellistica, una partita tiratissima sul filo del rasoio comunque, ma la Pumas ha avuto ragione. Cosa non è andato questa sera in questo scontro diretto? Ma siamo partiti bene, siamo andati subito sul 2-0, poi la Pumas ha riorganizzato le idee, hanno iniziato a giocare e hanno avuto parecchie occasioni. Si è chiuso il primo tempo sul 2-1 e quando siamo rientrati nel secondo tempo abbiamo avuto due occasioni che andava tirata dentro, non è entrata, la Pumas ha preso fiducia e alla fine l'ha portata a casa la Pumas, hanno rimontato e l'ha portata a casa loro. Bravo. Camaiore è stata una squadra comunque costruita per lottare per la promozione, ecco, stasera un po' le cose si complicano, quali prospettive pensi che possa avere il Camaiore di qui alla fine? Allora sì, noi siamo una squadra onestamente costruita per quantomeno lottare la promozione. E stasera ci mancava Brunelli e Gemignani, non è una scusa, però sono due giocatori importanti che stasera non c'erano e quindi è andata male. E comunque noi continueremo per tutto l'arco del girone di ritorno a cercare di lottare, a non mollare mai e cercare di portarla avanti quantomeno a testa alta. E poi alla fine si tirerà le somme e vedremo cosa succederà.